Corioni ha smentito ieri la cessione ventilata nei giorni scorsi di Raducioiu, si era parlato anche di un grande club, addirittura il Milan. Tredici minuti della ripresa, 1-1 tra Brescia e Udinese. Il sinistro di Orlando dal calcio d'angolo e c'è la palla in rete, clamoroso vantaggio dell'Udinese con Orlando direttamente sul calcio d'angolo. In bambola Cousin scavalcato dalla traiettoria di Orlando, rivediamo. Ecco il sinistro di Orlando, va completamente a vuoto, Cousin scavalcato, palla nel sacco. 13 minuti e 40 secondi, incredibile, Orlando direttamente dalla bandierina, un gol quasi di marca sudamericana. Alessandro Orlando, il gol della grande speranza friulana per la permanenza in Serie A, direttamente su calcio d'angolo. Raducioiu per il Brescia. C'è stata una grande esultanza da parte della panchina bianconera, naturalmente, per la seconda volta in questa partita l'Udinese è in vantaggio. E da notare che, come è accaduto nel primo tempo, anche Orlando ha segnato al 13° minuto imitando Balbo. Ora Domini, riesce il colpo di testa a Rossi, palla in rete ma aveva fischiato già Cesari. Per ricordare che non era ancora stata autorizzata la ripresa del gioco, ecco qui forse si vede nella parte bassa del teleschermo che Cesari usa il fischietto. Ora tutto da ripetere per il Brescia. Riprova ancora Domini, Calori, poi palla per Saurini, si alza una bandierina del guardaline. Sarebbe interessante anche rivedere questa azione. Ecco la punizione di Domini. Saurini in anticipato e poi è in effetti sul rimpallo in posizione irregolare. Il palleggio di Branca, Sensini, Giunta, Rossi, Saurini. Riconosce la sua scorrettezza Calori. Domini non ha il passaggio sicuro, dovrà cercare la soluzione lunga, lo fa sperando su Saurini, anticipato da Desideri. Rossitto, Domini, Paganin, ha spinto da dietro Pellegrini ai danni di Raducioiu. Domini sulla palla, deve rimontare il Brescia, è in svantaggio. Balbo, Domini, Orlando nel tabellino dei marcatori. Ora i minuti di gioco della ripresa sono 17. Agi, respinto Sensini, poi Balbo prova a prendere d'infilata Domini, saltato De Paola, va giù Balbo e c'è calcio di punizione per l'Udinese.
fermato Balbo, ha leggermente spostato il piede destro De Paola. Dell'anno Rossi, Paganin voleva controllare e poi rinviare per evitare il calcio d'angolo, invece concede in modo più banale il corner. E ritorna al tiro dalla bandierina Orlando, che con una traiettoria splendida, ma grazie anche all'ingenuità di Cousin, consente all'Udinese di essere in vantaggio. Stavolta più corto l'interno sinistro di Orlando, ha respinto De Paola. Dell'anno Cousin. Rossi in pressing individuale, dell'anno poi Agi, ha sgomitato Rossitto, sovrapposizione di Rossi, lo ha visto Agi, cross di Rossi proprio a ridosso di Pisarno, lunghissimo il rinvio del portiere dell'Udinese. De Paola, Balbo, regolare l'intervento di Paganin, poi De Paola, riesce a raggiungere Rossi e si libera di Sensini. Calori scavalca con un pallonetto Agi. Calori, Orlando, Branca, esce Cousin, non può perdere tempo il Brescia. Rossi cambia per Marangon, sbaglia tutto Marangon. C'è una seconda sostituzione nelle Brescia che manda in campo con il numero 16 Schenardi al posto di Saurini, credo. Eh sì, coscia destra fasciata per Saurini, dunque sostituzione al 21esimo minuto, è la seconda nel Brescia. Marangon ha preso il posto di Brunetti sul finire del primo tempo. In campo Marco Schenardi. Calori, Desideri, lo lascia avanzare Rossitto. Ancora Rossitto, Sabò. Punizione in favore dell'Udinese. Bigon naturalmente deve adesso correggere qualcosa nell'assetto tattico dell'Udinese, perché Lucescu ha avanzato la posizione di Agi, che va a far coppia in attacco con Raducioiu. Orlando, Kozminski. Orlando, una prestazione importante per l'Udinese sia come qualità che come quantità. Kozminski ha fermato Schenardi, ma irregolarmente. Domini, Calori, Sensini, sfiora appena Balbo,
poi giunta in anticipo su Branca. Rossitto, c'è spazio per Dell'Anno, va a chiudere giunta Dell'Anno, lo supera in velocità, rimette al centro Paganini di testa. Marangon, se ne sono andati tre quarti di questa sfida, Udinese 2 Brescia 1. Schenardi, Sabò non ha voluto provare di sinistra, Sabò, Agi, Raducioiu, Agi rallentato da Desideri, Domini, sovrapposizione di Marangon, Domini ha visto libero a centro area Schenardi che ha difettato in fase di controllo. Una grossa chance per il Brescia, non ha saputo concretizzarla Schenardi. Rivediamo, lucidissimo Domini, vede Schenardi che sbaglia con il sinistro il controllo, consentendo il recupero all'Udinese. Dell'Anno, Branca, alla meglio giunta, Agi cerca Raducioiu, si lamenta nei confronti di Agi Rossi, apprezzamenti non credo proprio sportiani tra i due. Rossi si era liberato a sinistra, Agi lo ha ignorato cercando il lancio lungo per Raducioiu. Branca per l'Udinese, si allarga a sinistra Balbo, Branca, ha saltato De Paola ma una mano Marangon. Rossi non si fa superare, Rossitto, De Paola, Marangon, non concede spazio l'Udinese, va a chiudere Calori, Sabò, spazi chiusi per il Brescia, Sabò, Agi, Calori, ha nel colpo di testa una opzione di qualità migliori, poi Balbo fermato da Paganin, lascia giocare Cesari, Rossi, Raducioiu, palla inizialmente giocabile poi non più, rimessa da fondo campo per l'Udinese. È il 26esimo del secondo tempo. Rossi, la spinta di Agi su Sensini, protesta Agi, ha già deciso Cesari, Dell'Anno, Sensini, Paganin su Balbo, Domini, Pellegrini su Raducioiu che ha macinato chilometri e chilometri nel corso di questa sfida, sempre in movimento Raducioiu che ha disputato 25 partite piene con il Brescia segnando 13 gol. Certo i tifosi del Brescia, visto anche il risultato al 27esimo di questo spareggio, 27esimo della ripresa, rimpiangono ancora per il rigore sbagliato da Raducioiu proprio a Udine, dopo che il Brescia ha rimontato due reti ai bianconeri. Ora la punizione per Gheorghe Agi, sei uomini in barriera per l'Udinese. Chiede il rispetto della distanza Agi, è tutto ok per Cesari che ora va a controllare. Agi, il suo sinistro, la palla scende quando è già tardi. Agi, Lucescu,
Lucescu è stato giocatore della Dinamo di Bucarest, ha vinto 6 titoli, 2 coppe nazionali, ha allenato anche per 5 anni la nazionale rumena. Lo ricorderanno anche i tifosi del Pisa. Si è aiutato con la mano, Agi, non sfugge nulla a Cesari. Calori. Rimessa per il Brescia. Rossi direttamente dalle parti di Cusin, che ha tutto il tempo per giocare di piede. Paganin. I tifosi del Brescia chiedono ai propri beniamini di dare il massimo. Lo fanno in modo molto colorito, a dire il vero. Chiedono maggior grinta. Domini. La rimessa è in favore dell'Udinese. Cesare ha visto anche una leggerissima deviazione. Desideri, Branca, molto efficaci alcune giocate di prima in sponda di Branca nel corso del primo tempo. Un quarto d'ora di speranza per il Brescia, ma soffriranno sicuramente anche i tifosi dell'Udinese in questa fase finale dell'incontro. Cusin aspetta, poi sceglie Domini. De Paola dribbla anche Cesari. Domini non aggancia Schenardi, poi Calori evita il calcio d'angolo. Kozminski ha immediato una rimessa laterale. Desideri per Dell'Anno. Bloccato irregolarmente da Marangon. Certo non si danna l'anima all'Udinese per riprendere il gioco. Ora Dell'Anno. Branca. Sempre elegante il suo controllo. Branca ritarda la ripresa del gioco da parte di Domini, proprio sotto gli occhi di Cesari. Ha rischiato l'ammonizione Branca. Marangon, tunnel a Dell'Anno. Agi. Ha spinto Sensini, che non si arrende. Agi, il tacco, Sabot. Marangon. Domini prova la conclusione. 32esimo. Tentativo da fuori aria da parte di Domini. Un po' solo in attacco per il Brescia Raducioiu. Agi lo sostiene ma non in parallelo. Ed ora c'è un'ammonizione nei confronti di Di Sarno per comportamento ostruzionistico, ha ritardato la ripresa del gioco. Ammonito anche Di Sarno. Paganin ha preso un colpo in faccia. Paganin, poi De Paola su Branca e Vigon sta per effettuare una sostituzione. Prontissima la regia,
che con la camera mobile va su Compagnon. Luca Compagnon, un elemento che proviene dalla primavera dell'Udinese. Appena possibile ci sarà la sostituzione. Intanto Sabò per il Brescia, fermato irregolarmente. Può dunque avvenire la sostituzione, potrebbe essere chiamato fuori Balbo. Compagnon per Balbo, è il 34esimo del secondo tempo. Si copre dunque Bigon con questa mossa, rafforza la difesa per un finale di partita che prevedibilmente vedrà il Brescia tutto nella metà campo avversaria. Balbo ha lasciato comunque il segno in questa partita con il suo gol al 13esimo del primo tempo. Paganin, fermato Schenardi. Può giocare di rimessa adesso l'Udinese. Desideri, Rossitto, palo laterale. Marangon, Domini, Sabu, Agi, arriva anche Schenardi. Agi con il destro direttamente per Di Sarno. Niente da fare per Branca, di cui si disinteressano i compagni del centrocampo, lasciato solo al suo destino Branca in questo finale di partita. Aggancia Raducioiu. Un varco fra tre avversari, pretende troppo anche dal suo scatto Raducioiu. Dopo una stagione di battaglie agonistiche, di sofferenze, con notevoli lamentele anche per qualche direzione di gara, il Brescia ora rischia di essere condannato da un calcio d'angolo. Sensini, Dell'Anno, Orlando, Desideri e Branca, che ha saltato Giunta. Branca in area sull'interno, riparte il Brescia. De Paola, Raducioiu, ha fatto dannare Pellegrini oggi Raducioiu, e c'è rimessa per l'Udinese, protesta Raducioiu. Deve stare attento a Raducioiu, e d'altronde la sua squadra non ha alcun interesse a perdere tempo. Arriva Cesari per il richiamo, anche se non ufficiale. Cesari va addirittura a consolare Raducioiu con una carezza. Rimessa in gioco per l'Udinese. Calori, Bigon temeva molto questo spareggio, sia per la forza del Brescia sia per le difficoltà denunciate sistematicamente dalla sua squadra lontano dallo stadio Friuli. In trasferta per l'Udinese 6 pareggi, 11 sconfitte, nessuna vittoria. Vedremo come andrà in campo neutro, l'ha detto Bigon.
finora la sua squadra ha risposto positivamente. C'è da soffrire, ma da entrambe le parti. Siamo al 38esimo del secondo tempo, può ancora sperare il Brescia, anche se la squadra di Lucescu non riesce a dare continuità al suo attacco e assai raramente si fa pericolosa. Intanto prosegue lo schieramento delle forze dell'ordine sulla pista di atletica che circonda il rettangolo di gioco. Sono già schierati carabinieri e polizia. Arretratissimo Agi, cerca addirittura Cusin. De Paola, Branca in azione di disturbo, poi Sensini, Desideri, sbagliato il passaggio di Compagnon. Orlando, dell'anno ha saltato Domini, non De Paola, viene a sapere il Brescia. Io intanto chiedo alla regia di farci sapere se c'è tempo a disposizione per uno spazio interviste a fine partita. Agi, dopo nulla Schenardi, ha trovato il muro rappresentato da Kozminski. Rinvio di Sensini. Desideri, Rossitto, Compagnon. È rimessa per l'Udinese. Dell'anno, da vicino Branca, insiste nell'azione individuale. Dell'anno cerca lo spazio per il destro, lo trova e fallisce di poco l'obiettivo. Dell'anno al 41esimo minuto con la sua squadra già in vantaggio. Quadratura per Francesco Dell'anno, movimento in orizzontale, poi la conclusione di giro. Terra Branca, c'è una punizione per l'Udinese, c'è grande movimento sulla panchina bianconera, i giocatori si trovano vicino a Bigon. Invitano i tifosi, la curva Andrea Costa a insistere nel loro incoraggiamento, esultanza stile inglese per i tifosi friulani. Mentre Lucescu se la prende un po' anche con Agi, che approfitta in questa fase per dissetarsi, un po' di scoramento comprensibilissimo sulla panchina del Brescia, dove ci sono anche il presidente Corioni, Altobelli. Dell'anno, Kozminski, sembra aver dato tutto il Brescia. Kozminski, uno slalom, saltato anche De Paola e c'è calcio di rigore. De Paola su Kozminski, forse è l'intervento che chiude questo spareggio. De Paola su Kozminski, inarrestabile nella sua serpentina. 42 minuti e 40 secondi, calcio di rigore per l'Udinese. Rivediamo, nettamente in ritardo De Paola, ha messo giù Kozminski. Cesari non ha esitato un istante. Calcio di rigore, 2-1 per l'Udinese.
dell'anno dal dischetto contro Cusin. È tutto pronto, proprio sotto la curva dei suoi tifosi dell'anno. La parata ancora dell'anno, che stavolta ribadisce in rete di testa. Ha fatto quello che ha potuto Cusin dell'anno, ha messo in rete ugualmente, ha sbagliato con il destro, non di testa, in tuffo, e questo è l'abbraccio della salvezza. Perse tutte le speranze ormai sulla panchina del Brescia. Rivediamo dell'anno, non spiazza Cusin, è fortunato però dell'anno. La palla gli capita proprio sulla testa, è prontissimo a ribadire in gol. Udinese 3, Brescia 1. Forse il giocatore migliore dell'Udinese come continuità, quasi simbolicamente, mette in rete la palla della salvezza. Ecco la panchina bianconera. Abbiamo riconosciuto anche Midi.